cacao meraviglioso. Bravi, 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 però poteva dire meglio, comunque va bene, ci stai bravi. Poteva essere meglio. Se facciamo le prove prima. C'è rimasto male per lui, mi è piaciuto. Vi faccio questo adesso, tanto perché nessuno ha visto questo programma. Io vi faccio quella sigla, che è molto filosofica sta cosa qui, perché se uno ci pensa bene. L'avete saputa quella storia dei gettoni d'oro? Che vengono dati dalla RAI, ma non è colpa della RAI. Avete sentito parlare della Banca Etruria? Sì, ne avete sentito parlare, certo. Allora, la RAI ha pagato alla banca, è vero sta cosa, mica ne vale, alla banca l'ammontare del valore dei gettoni d'oro che il concorrente aveva vinto di volta in volta. Poi è successo che una persona che aveva vinto una certa cifra ha pensato di cambiare in danaro subito questi gettoni d'oro, e la risposta è stata: signora, guardi che non è oro vero, oro fino, oro come si dice, oro puro, non 999 ma è 995. Come sarebbe lì? E quindi le diamo di meno, come sarebbe? Allora sta signora ha reclamato con la RAI ha fatto un po' di indagine, è successo che pare che il tutto passava attraverso Banca Etruria, che ordinava questi lingotti a chi fa i lingotti, pagando quello che era. Naturalmente il resto se lo teneva. Questo facevano, anche questo facevano, non contenti di tutte le mie zozzerie. No, cosacci, cazzate, che face... no vabbè, cazzate sono cazzate, sì, le cattiverie che ci fanno, va bene. Allora, ok, e no, ma ho raccontato questo aneddoto perché poi è vero, l'ha denunciato Report ed è vero, il Report non dice mai balle, ok? La carpi con noi. Le parole stanno qua. E poi ti accompagno pure. Davo, è in due. Sono maggiore. No, ma non è niente, poi ci riprende perché sono queste cose. E no, ma perché lei è piccola, ma fa male, è una cosa pazzesca, non si può. Va bene. Non lo fai più? Non lo fa più. Notte italiana. Ma non c'è proprio. Il plano del cuore con me.
Ringrazio il maestro Mazza per avermi ospitato qui nella sua trasmissione. Grazie infinite per essere qui. Volevo soltanto presentarti un cantante, sai? Lo so! Per l'ultima ora. Ma me l'hanno detto! Sì, lo vuole cantare. Che cosa? Allora, io vi saluto, maestro, è stato un grande piacere. Noi continuiamo. Grazie. Ciao ragazzi. Bambo! Oh, qui, mo, Baldoria, eh? Sa qui adesso abbiamo la benedizione, eh? Pronto, tempo!